Stupendi, buonasera a tutti. Grazie. Allora, mi vedete particolarmente sorridente. Io non posso dirvi nulla sui sondaggi, ma ne ho appena letto uno. E vi posso dire che siamo a un passo dalla vittoria. Al di là di quale percentuale si tratti, a quello che ho visto io sia nelle ultime settimane che nei dati, il Movimento 5 Stelle può vincere in tutti i collegi uninominali del Sud e in molti del Nord. E così possiamo raggiungere la maggioranza per governare. Ora, io ve lo dico perché fantastico. Vi dico questo perché c'è ancora tanta gente che crede che andare a votare domenica non faccia la differenza. Io vi posso dire questo: in ogni collegio di tutto il paese la differenza la può fare anche un solo voto. E non dipende da una questione romantica, ma proprio da una questione matematica. Oggi, per fortuna, il centro-sinistra o il presunto centro-sinistra è fuori combattimento per quanto ci riguarda. Voi ve lo ricordate il treno di Renzi? Stamattina quel signore che guidava il treno, Renzi, ha già detto: sono disposto a farmi da parte, è finita per loro, e lo sanno già. Qui non dipende più da quei signori lì. In ogni collegio di questo paese voi potrete fare la differenza decidendo se quel voto darlo a chi non ha mai governato questo paese, ma ieri ha presentato anche una squadra di governo di persone giuste al posto giusto, oppure decidere di affidarsi ancora a quelli là che ci hanno governato per 20 anni, hanno anche il coraggio di venirci a dire che vogliono cambiare le cose. Perché non le avete cambiate quando stavate governando? Perché? Perché? Ho chiesto in tutti questi mesi al centrodestra: ditemi chi è il candidato alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Era una domanda semplice, mica gli ho chiesto il programma o gli ho chiesto le coperture economiche, visto che promettevano anche la batteria di pentole in omaggio insieme al programma. Gli ho chiesto: ditemi chi è il vostro candidato premier. E loro rispondevano in tre: sono io, diceva Salvini; sono io, diceva la Meloni; Berlusconi diceva nessuno di tutte e due, ve lo presenterò ma dopo le elezioni perché io sono ineleggibile. Questa barzelletta non ci deve preoccupare tanto per la campagna elettorale, ma per quello che succederà dopo, perché in ogni collegio il vostro voto può decidere se mandare al governo noi o mandare al governo loro, che non sono stati capaci neanche di trovare un candidato alla presidenza del Consiglio in tre. Figuriamoci se sono capaci di governare questo paese. Passeranno il tempo a litigare tra di loro e noi questo non lo possiamo permettere.
Il 4 marzo sarà un referendum tra due idee di paese. Noi un referendum l'abbiamo già vinto e ve lo ricordate. È stato un referendum in cui si pensava che finisse con un testa a testa e poi abbiamo avuto una bella sorpresa la sera delle elezioni. Avremo una bella sorpresa anche domenica sera, però dobbiamo impegnarci al massimo nelle prossime 24 ore nello spiegare alle persone che il loro voto fa la differenza. Io stasera, prima di tutto, vi voglio ringraziare tutti per una ragione. Negli ultimi 2 mesi e mezzo ho percorso 30.000 chilometri in quello che abbiamo definito un rally. Abbiamo raggiunto quante più persone possibili nelle peggiori condizioni anche meteorologiche e vi assicuro che la cosa più emozionante di questi mesi è stato incontrare tutti quei portavoce che sono stati eletti e per cui io in questi 5 anni da parlamentare avevo fatto la campagna sui palchi. Li incontravo e li incontravo come degli eletti nelle istituzioni. Li avevo visti la prima volta su un palco quando erano candidati. Io ho sostenuto loro insieme ad Alessandro, a Paola, a tutti quanti gli altri per 5 anni e adesso io andavo lì e loro organizzavano gli eventi per me, per il movimento, per arrivare in Parlamento. Una grande comunità, bellissima, di persone che si danno una mano a vicenda e si sostengono. E questa è la cosa più bella che ci possa essere. Non dobbiamo dimenticarlo mai, perché è la nostra grande forza. Ma sono stati anche mesi in cui voi ci avete messo il cuore. Circa 810.000 euro di donazioni, in media di 43 euro a persona. Siamo una forza incredibile anche per questo. Non prendiamo rimborsi elettorali, non prendiamo finanziamenti privati dalle grandi lobby, ci finanziamo con la gente che ci crede e questo ci ha fatto diventare la prima forza politica del paese. Ed è per questo che voglio dirvi grazie. Grazie perché tutto questo esiste, perché ognuno ha fatto la sua parte, lo ha fatto in questa campagna ma l'ha fatto in questi 5 anni. 5 anni in cui il movimento non spariva il giorno dopo le elezioni. Noi c'eravamo prima delle elezioni e c'eravamo anche il giorno dopo le elezioni, rispetto a tutti quanti gli altri che li vedevi 2 mesi prima e non li vedevi più il giorno dopo. E se vi posso dire qual è la responsabilità che sento di più e che sentiamo di più oggi, come negli ultimi mesi, è proprio quella di non deludere tutta questa aspettativa, di non deludere tutta questa speranza. Noi non dobbiamo deludere i cittadini italiani perché ripongono in noi una fiducia immensa che ci deve onorare, che ci deve lusingare e ci deve far fare solo una cosa: da lunedì iniziare a fare tutto quello che abbiamo detto fino a stasera. È questo l'unico grande obiettivo che ci dobbiamo dare. Ora, voi sapete che io ieri ho presentato la nostra squadra di governo. Abbiamo mantenuto anche quella promessa. Ve l'avevamo fatta nel 2014, ve l'aveva fatta un signore che si chiamava Gian Roberto Casaleggio, che insieme a Beppe Grillo hanno fondato questo movimento che è stato dato per morto ogni 6 mesi negli ultimi 5 anni. Ogni 6 mesi ci dicevano: state per morire, è finita, siete un fuoco di paglia, è finita. E oggi siamo qui con un consenso ancora maggiore rispetto al 2013. E se nel 2013 siamo entrati in Parlamento come opposizione, stasera finisce l'era dell'opposizione e inizia quella del governo del Movimento 5 Stelle. Siamo l'unica oggi, pensateci un attimo. Siamo l'unica forza politica del paese ad aver presentato una squadra di governo prima delle elezioni, per una semplice ragione: perché noi non abbiamo poltrone da spartire il giorno dopo le elezioni.
noi ci possiamo prendere la libertà di poter scegliere le persone giuste al posto giusto. Loro, invece, il giorno dopo le elezioni, devono contrattare i posti tra liste, correnti e capi bastone. E alla fine è così che ti ritrovi Alfano agli esteri o all'interno, la Lorenzin alla salute o la Boschi ai rapporti col Parlamento. Noi abbiamo scelto di fare un'altra cosa, di mettere insieme i migliori, ma i migliori non sono i tecnici. Guardate che non è una questione di essere tecnicamente preparati. La conoscenza è alla base di quello che deve fare un rappresentante di un ministero. Ma non basta solo la testa, serve il cuore per fare le cose, per fare le politiche pubbliche. Quando Pasquale Tridico, il professor Pasquale Tridico, che è il nostro candidato ministro del lavoro, metterà mano al tema delle pensioni per finalmente superare la legge Fornero, Pasquale Tridico non dovrà solo preoccuparsi di far quadrare i conti, lui si dovrà preoccupare della vita e della qualità della vita dei pensionati in Italia, quello che non si sono mai chiesti la Fornero e tutti quelli che sono venuti prima di lui, prima di lei. Noi abbiamo sempre chiesto a chi governa umanità. Quando fai la legge sui contratti sul lavoro, ti devi chiedere che fine facciano i giovani che hanno contratti precari a tal punto che oggi il 33% dei contratti interinali dura un giorno in Italia, e hanno anche il coraggio di dire che aumenta l'occupazione giovanile. Non sta aumentando l'occupazione giovanile, sono i giovani che se ne vanno all'estero e escono dal calcolo della disoccupazione e hanno anche il coraggio di vantarsene di questi dati. Noi non siamo venuti a dirvi, e non siamo il movimento che dice aumenteremo di un punto il PIL o aumenteremo di due punti l'occupazione. Noi abbiamo fatto 20 punti per migliorare la qualità della vita degli italiani, che significa una cosa molto semplice: realizzare un programma in modo tale da farvi svegliare la mattina e sentirvi dire io sto meglio non perché me lo dice il TG, ma perché mio figlio è più felice, perché mia mamma è più felice, perché mio nonno è più felice. La grande sfida è realizzare questo programma per farvi percepire i miglioramenti e non per somministrarveli con dei dati che oggi non significano nulla e stanno scoraggiando tanti cittadini. Non sapete quanti ragazzi mi scrivono e mi dicono: Luigi, ma vuoi vedere che sono io un incapace a non trovare lavoro, visto che i TG ogni giorno dicono che la disoccupazione giovanile sta calando? Vuoi vedere tanti imprenditori che mi dicono: vuoi vedere che sono io un incapace con la mia impresa, perché adesso c'è la ripresa, sta andando alla grande? Poi vai a parlare con gli investitori internazionali a Londra e ti dicono: ma che ripresa? Voi state andando all'1,5, siete gli ultimi in Europa dopo la Grecia, e anche se andate al doppio della velocità non riuscirete mai a raggiungere la Grecia, e avete anche il coraggio di dire che state andando alla grande. È tutto oggi una grande allucinazione. Allora, con noi il 4 marzo, se vorrete, finisce l'epoca delle poltrone, di quelli che lavorano per la gente dentro le istituzioni, e inizia l'epoca di una politica che lavora per le persone fuori dalle istituzioni, per i cittadini. E non è che veniamo a dirvi ci pensiamo noi, dateci il voto. Non sono venuto a dirvi questo. Io sono venuto a dirvi un'altra cosa, che se ci permetterete di andare al governo vi riconsegneremo le chiavi delle istituzioni di questo paese, così che possiate decidere in prima persona le politiche pubbliche che si devono adottare. Noi siamo nati per questo e non dobbiamo dimenticarlo mai. Vogliamo andare al governo prima di tutto per fare un po' di trasparenza, ma soprattutto per attivare i meccanismi di democrazia diretta e partecipata che consentano a voi di decidere anche sul cosa e non solo sul chi debba ricoprire gli incarichi in questo paese. È il vero grande obiettivo che abbiamo sempre avuto.
e per il quale oggi esistono strumenti di democrazia diretta come la piattaforma Rousseau. Oggi vi ho portato una cosa. Ieri vi ho presentato la squadra di governo. Oggi vi presento il nostro primo decreto legge del primo Consiglio dei Ministri del Movimento 5 Stelle. Questo decreto potrà essere approvato dal Consiglio dei Ministri che ieri vi ho presentato se domenica deciderete di dare la maggioranza al Movimento 5 Stelle. Vi dico di cosa si tratta. È un decreto in tre punti. Al primo punto dimezziamo lo stipendio ai parlamentari della Repubblica. Al secondo punto togliamo i vitalizi ai politici. E al terzo punto di questo decreto tagliamo 30 miliardi di sprechi e privilegi e li rimettiamo in aiuti alle famiglie che fanno figli, a chi perde il lavoro e ai pensionati. Ora, queste sono... Queste sono 9 pagine di decreto legge. Bastano 20 minuti di Consiglio dei Ministri per approvarlo. Ma non potrete mai, mai andare a votare domenica pensando che chi ha creato questi privilegi e questi sprechi possa approvare un decreto del genere. Noi abbiamo la credibilità per approvare questi tagli, perché senza aspettare una legge li abbiamo già tagliati a noi i privilegi in tutti questi anni. E lo sapete bene. Voi lo sapete bene, ma lo dobbiamo ricordare a tante persone che ci seguono in questo momento. Questo non è solo un movimento dove i parlamentari, gli eletti devono rinunciare ai privilegi, ma è un movimento dove si pensa che le regole siano sacre e i cittadini italiani devono sapere che il Movimento 5 Stelle al governo i furbi li punisce e li espelle, non li fa ministri. Lo abbiamo dimostrato in tutti questi anni al nostro interno e lo dimostreremo anche andando al governo, cominciando a premiare la meritocrazia, il merito. E ieri, quando ho deciso di presentare i nostri ministri, sono andato a chiedere alle più grandi energie, risorse e eccellenze di questo paese che erano state emarginate dalla politica delle poltrone. E quando sento dire Di Maio ha candidato degli sconosciuti, sono sconosciuti sicuramente alle segreterie di partito perché sono persone indipendenti intellettualmente e politicamente e non hanno mai detto sì signore ai leader dei partiti che hanno distrutto questo paese. E sarà molto interessante sentir dire dopo le elezioni perché no a questi ministri. Per esempio, il centrodestra mi deve spiegare perché no Andrea Roventini al Ministero dell'Economia e Finanze quando loro propongono Renato Brunetta. Mi devono spiegare perché una persona
che insegna alla Sant'Anna di Pisa all'età di Macron, già scrive con i Nobel ed è nel top 10% degli economisti a livello mondiale, debba essere sostituito da Renato Brunetta. Mi devono spiegare perché. La grande sfida che abbiamo lanciato ieri è mettere persone al posto giusto e poi sfidare tutti gli altri sul perché no, non sul perché sì. E insieme a queste persone ci sarà un gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle che sarà almeno 3 volte più grande di quello degli ultimi 5 anni. Un gruppo di persone che viene dal territorio, dai problemi dei cittadini, che conosce bene le questioni dell'Italia, delle varie regioni e che rappresenterà una maggioranza di governo che vi renderà orgogliosi della politica italiana, finalmente. Ma tutto questo dipende da voi, perché i soldi ci sono, ve l'abbiamo dimostrato in questi anni. Ve lo ricordate bene quando vi ho raccontato e quando ho raccontato in questa campagna il fatto che quando sono diventato vicepresidente della Camera a 26 anni, alla Camera dei Deputati, nell'ufficio di presidenza, scoprimmo che i parlamentari si facevano rimborsare addirittura le punture d'insetto, le insolazioni, le malattie tropicali. Si rimborsavano per 1 milione di euro i viaggi agli ex parlamentari, 30 milioni di euro di affitti d'oro. Quella roba non la state pagando più perché lì dentro è entrato il Movimento 5 Stelle. Fino a quel momento tutti se ne sono nutriti. Oggi vi parlo di 30 milioni, domani possiamo approvare 30 miliardi con questo decreto e recuperare risorse da investire nelle cose giuste. Siamo l'ultimo paese che fa figli in Europa. Tutti parlano della crescita economica, parliamo della crescita demografica, perché se continuiamo così saremo il 3° paese più anziano del mondo nel 2050. Crescita demografica significa che quando mi nasce un figlio devo sapere che lo Stato è dalla mia parte. Quello che vedete scorrere è il decreto di cui vi sto parlando. Sono 9 pagine che possiamo approvare. Ma che significa che lo Stato è dalla mia parte quando mi nasce un figlio? Significa che, come in Francia, che è il primo paese che fa figli in Europa, lo Stato mi deve dare una mano con mio figlio, pagando l'asilo nido, il babysitter, i pannolini, un assegno di istruzione, una corsia preferenziale con la pubblica amministrazione. C'è una bella differenza tra il welfare familiare francese e il nostro welfare. E poi hanno anche il coraggio di dirci che non facciamo figli. Hanno anche il coraggio di dire che non ci facciamo una famiglia, con un contratto precario ad una settimana, con un costo dei bambini quando nascono che è tutto a carico delle famiglie, con una precarietà lavorativa e con una pensione che non ti permette neanche di arrivare a fine mese. Hanno anche il coraggio di dire che in Italia la colpa è degli italiani se non si fanno figli. Io penso semplicemente che sia una deduzione logica: se lo Stato è contro di me, io non ho fiducia nel futuro. Ed è per questo che il 4 marzo possiamo decidere finalmente di creare uno Stato dalla nostra parte, che stia con noi nei momenti più difficili della nostra vita. Io stasera voglio leggervi 2 parole che sono una lettera che parla della mia generazione. Tutte quelle persone che sono nate tra la metà degli anni 70 e la fine degli anni 90. Quelli che oggi hanno grosso modo tra i 20 e i 40 anni ed è indirizzata a tutti quelli che ci guardano perché noi siamo il futuro del paese. Ma sono persone che ci guardano e non si fidano del tutto di noi. Noi siamo stati chiamati in tanti modi, generazione Y, millennials, tanti di noi, tanti nomi, perché in fondo chi ci guardava da fuori non ci ha mai capito. La realtà è che siamo la generazione del nonostante tutto, perché noi siamo quelli che nonostante tutto ce la stanno facendo. All'inizio sembrava tutto perfetto, i nostri genitori avevano un lavoro e il futuro sembrava assicurato. Poi, mentre crescevamo, tutto è cambiato all'improvviso e lì per lì non ce ne siamo neanche accorti.
il muro di Berlino che cadeva in diretta TV, Tangentopoli e Mani Pulite, il rumore del modem 56K che si diffondeva in casa, l'11 settembre del 2001, un ordine che era lo stesso da 50 anni si stava sgretolando. Poi siamo cresciuti e abbiamo fatto l'università perché ci avevano raccontato che bastava prendere una laurea per avere un posto fisso, guadagnare dei soldi, fare un mutuo e mettere su famiglia. Invece non è stato così. Ci siamo trovati ad affrontare un mondo che non eravamo stati preparati ad affrontare. Non è stato facile anche perché mentre ci attrezzavamo per prendergli le misure, dovevamo sorbirci pure quelli che ci dicevano che era colpa nostra se non riuscivamo ad avere successo, se non compravamo la casa, se non ci sposavamo, e ci davano anche dei bamboccioni. Non ci siamo abbattuti, ci siamo evoluti. Abbiamo cambiato mentalità. Ci avevano detto che dovevamo seguire dei binari prestabiliti, ma poi ci siamo accorti che era un binario morto. E allora abbiamo spiccato il volo. Abbiamo mollato i vecchi metodi e abbiamo cominciato a cercare nuove informazioni su internet e le abbiamo trovate. Abbiamo fatto i camerieri per pagarci gli studi. Abbiamo speso un sacco di soldi in affitto, mezzi pubblici e cellulari. Ci siamo inventati nuove professioni. Abbiamo creato start-up e abbiamo fallito innumerevoli volte. Abbiamo viaggiato come mai nessuna generazione prima di noi. Abbiamo imparato le lingue. Siamo andati all'estero a fare esperienza perché qui le porte erano aperte solo ai figli di o per quelli che avevano il doppio dei nostri anni e non avevano nessuna intenzione di mollare il loro posto. Il mondo è cambiato e allora noi siamo cambiati assieme al mondo, adattandoci ai nuovi contesti, e ora siamo diventati grandi e vogliamo rivendicare il diritto a guidare il cambiamento di cui il paese ha bisogno. Perché il mondo è cambiato, noi siamo cambiati, ma l'Italia è sempre la stessa. Quelli che comandano, quelli che si candidano a governare sono sempre gli stessi da 20 anni. La mobilità sociale non esiste. I più ricchi di oggi sono gli stessi del secolo scorso. E questo succede solo in Italia. Questo paese non cambia e non si adatta al mondo perché chi comanda non vuole cambiare e si sta portando sempre più giù tutto il paese. Per una evoluzione della specie devono cedere il passo. Non è una minaccia, è una legge biologica. È la storia a dircelo. Noi abbiamo il dovere di cambiare questo paese. Abbiamo la responsabilità di dotarlo delle nostre competenze per farlo entrare dalla porta principale nel mondo che è cambiato. Perché così come è, non si va da nessuna parte. Chiedete a un burocrate di scrivere una poesia, non ci riuscirà mai. Il mondo di oggi è caratterizzato dall'incertezza, ma quello che rovina è l'assenza di solidarietà. L'orologio dell'Apocalisse, non so se lo sapete, ma oggi segna 2 minuti. Vuol dire che con gli armamenti ci vogliono 2 minuti per distruggere tutto il mondo. Noi viviamo in quest'epoca di precarietà estrema. Ci siamo adattati, sappiamo cavalcare questa tigre e vogliamo farlo con 2 obiettivi fondamentali. La massima qualità della vita e il massimo senso della comunità. Vogliamo un lavoro, vogliamo una famiglia, vogliamo una casa, ma con il sistema che c'è adesso non li avremo mai. Bisogna cambiare e adattare al mondo che è cambiato tutti quanti noi. Noi sappiamo come farlo e la nostra parola d'ordine è una sola, solidarietà. Io ricordo una famiglia giovane, una coppia con una bambina che ha una malattia rara. Li ho incontrati mesi fa in un paese, in Lombardia. Per andare al lavoro usavano ogni giorno un ponte sul Po, un ponte a cui una classe politica indegna non si è nemmeno mai curata di fare manutenzione. Quel ponte è stato chiuso e ha peggiorato la vita di decine di migliaia di persone. Devono fare i salti mortali per recarsi al lavoro, per andare a prendere la bambina. Hanno costruito una rete di solidarietà tra amici e familiari, perché è questo che succede in un paese dove non è mai stato lo Stato a essere solidale. Questo lo vogliamo e lo dobbiamo cambiare. Abbiamo lo spirito degli imprenditori, dei commercianti, dei grandi inventori. Siamo l'Italia degli Olivetti, dei Marco Polo, degli Enrico Fermi. Sappiamo che il mondo non è stabile, ma sappiamo che è ricco di opportunità che possono essere colte. Guardare il futuro non ci spaventa, ma ci esalta. Gli altri guardano il futuro e vedono il buio. Noi stiamo vedendo la luce da anni. Siamo noi che dobbiamo aprire l'Italia al mondo. Dimenticheremo la retorica della crescita dello zero virgola, la stabilità del più zero virgola, che è una truffa.
È una media tra l'1% ricchissimo che diventa sempre più oscenamente ricco senza prendersi cura del 99% che resta, che è fuori da tutte le politiche pubbliche del paese, e diventa ancora più povero. Io dico che dobbiamo dire basta ai tagli, alle politiche di austerità che ci hanno distrutto la vita. Dobbiamo rovesciare il paradigma. Vogliamo crescere, vogliamo raddoppiare, triplicare, decuplicare, giungere a livelli mai visti prima. Dicono che non lo possiamo fare, ma siamo noi a fissare l'asticella dove vogliamo. E il movimento lo ha sempre dimostrato. L'indicatore non sarà più il PIL, che ormai non è preso più in considerazione nemmeno dagli economisti, ma solo dai vecchi politici che lo usano per giustificare i loro fallimenti. Per loro, se il PIL sale, dobbiamo essere tutti felici. Questo è il loro ragionamento e io questo pensiero non lo capisco e non lo voglio capire. Lo voglio ribaltare. Vogliamo prendere come indicatore la felicità e la qualità della vita. La politica economica che per noi è naturale è quella espansiva, che non significa solo mettere soldi pubblici dell'economia, ma è un modo per rischiare e iniziare finalmente a scommettere sul futuro, sul nostro futuro. In questi mesi ho girato tutta Italia in un pulmino, da nord a sud. Ho incontrato tantissime persone, studenti, imprenditori, giovani che ce l'hanno fatta, nonostante tutto. Sono persone che mi hanno guardato negli occhi e mi hanno detto che non vogliono demordere per niente al mondo. Pretendiamo un ricambio veloce e vogliamo che sia mantenuto costante. La flessibilità deve essere massima per chi prende le decisioni. Io ho il diritto di sapere cosa fa chi ha un incarico, trasparenza. Se uno non è in grado, se ne va a casa, competenza. Se uno è bravo, va avanti, meritocrazia. Questo è quello che pretendiamo da uno Stato onesto. Noi vogliamo volare, ma con la tranquillità di sapere che puoi osare perché c'è lo Stato che ti protegge se cadi. Mai più soli e sempre liberi di volare e rischiare. Uno Stato solidale ma liberale. Uno Stato a misura di chi vuole il massimo di vita. Di chi è disposto a rischiare per dare il massimo alla sua famiglia. Perché sappiamo bene, lo abbiamo vissuto sulla nostra pelle quando siamo andati all'estero, quando abbiamo fatto i camerieri per pagarci gli studi, quando siamo stati accolti da un'università straniera perché in Italia non trovavamo spazio, quando ci siamo inventati un lavoro, quando abbiamo fatto una start-up, quando abbiamo portato all'estero un'idea perché qui non era possibile realizzarla, quando abbiamo aperto la partita IVA, che se non rischi non vai da nessuna parte. L'apatia vogliamo combatterla con l'entusiasmo. L'immobilità la annienteremo con il dinamismo. La precarietà sarà vinta dalla solidarietà. Non vogliamo più sentire promesse di falsa stabilità da elettrocardiogramma piatto. Non vogliamo più sentirci dire che andrà tutto bene, ma come ti dico io. Adesso le promesse vogliamo farle noi, perché sappiamo che possiamo mantenerle. Non vi possiamo promettere che andrà tutto bene. Anzi, ve lo assicuriamo, non sarà tutto rose e fiori. Il nostro sforzo sarà per ottenere il massimo possibile, per consentire a tutti di avere il massimo di quello che questo paese offre a ognuno. Ci saranno dei momenti belli e dei momenti difficili, ma vi prometto che nessuno sarà lasciato indietro dallo Stato. Noi siamo quelli che nonostante tutto ce la stanno facendo e nonostante tutto questa volta possiamo farcela davvero. Se tutti partecipiamo e scegliamo, allora veramente cambiamo l'Italia. Adesso voglio far salire qui sul palco con noi delle persone che hanno combattuto in questi anni per il Movimento 5 Stelle: Alessandro Di Battista, Paola Taverna, Roberta Lombardi, Roberto Fico e tutti gli altri che sono qui con noi. Thank you.
E qui con noi salgono anche sul palco quelli che abbiamo definito gli ambasciatori del Movimento 5 Stelle, cioè coloro che in questa campagna hanno raccolto più fondi in giro per l'Italia per finanziare tutta la campagna. Li vedete, sono cittadini che ci hanno sostenuto per anni e che hanno raccolto, grazie a voi, il sostegno a questa campagna.